Allora, buon pomeriggio a tutti, siamo qui con Ilaria Cusinato, reduce da un bel risultato sui 200 Delfino, una gara che ormai possiamo definire la tua, Ilaria, giusto? Beh, intanto ciao a tutti, sì, sono contenta del risultato che insomma ho ottenuto oggi, anche perché comunque vengo da un periodo abbastanza duro di carico, quindi adesso la prestazione non era tanto importante, ma più che altro come affrontavo la gara e il modo in cui nuotavo, quindi io sono più che soddisfatta. Non mi aspettavo nessun tempo in specifico, quindi devo dire che l'ho gestita molto bene. E niente, adesso appunto questa gara potrei definirla un po' come mia, però non mi piace definirmi un po', diciamo, una gara solitaria, no? Voglio sempre ampliare, voglio tenermi le opzioni aperte, quindi sicuramente fa parte delle mie opzioni. Certo. E in vista di Riccione? Allora, beh, in vista di Riccione ovviamente gareggerò su tutte le mie distanze, quindi 200 misti, 200 delfino, 400 misti, e ovviamente poi parteciperò alle staffette con la polizia, e niente, dopo magari si vedrà se ci avrò qualche altro spazzetto per qualcosa, perché non si sa mai con me. Sei sempre piena di sorprese. Mi piace sorprendere gli altri, ma soprattutto me stessa, quindi è bello così. Ecco, questa manifestazione si colloca all'interno di un circuito, ha visto San Marino di recente, ci sarà il consueto meeting di Merano, ci sarà il meeting di Cosenza. Da atleta, cosa pensi della possibilità insomma di avere più meeting in cui gareggiare? Beh, sicuramente per noi atleti è importantissimo gareggiare, perché appunto come ad esempio oggi sono entrata in acqua e mi sono quasi trovata un po' spiazzata dal fatto che non gareggiavo da così tanto tempo in vasca lunga, perché ovviamente a San Marino non ho potuto partecipare dato che eravamo appena tornati dall'altura, quindi sarebbe stato un po' difficile, e quindi diciamo avevamo anche un altro impegno, quindi comunque secondo me è molto importante avere più opzioni per poter gareggiare, e ovviamente anche per potersi confrontare tra di noi, perché cioè, ovviamente è facile sempre gareggiare magari essendo un po' facendosi la gara da solo, comunque gestendoti, invece avendo qualcuno con cui diciamo battagliare è più entusiasmante e comunque anche più allenante. Grazie Ilaria, in bocca al lupo. Grazie mille, Crepi.